la revisione, così si chiama, dell'istruzione professionale, parlando degli obiettivi, delle finalità, dell'identità dell'istruzione professionale, parlando con esperti che hanno seguito da sempre praticamente l'evoluzione dell'istruzione professionale. Sto parlando, ad esempio, del professor Gentili e della professoressa Liborzi, che dopo sarà con noi, arriverà fra un momento, sarà con noi. Quindi persone che hanno seguito attivamente già sicuramente, io ricordo a Bari nel 2010 col professor Maraschiello, quando c'era il regolamento 87 dei professionali, c'era già la professoressa Liborzi e dei tecnici allora anche, con l'88, c'era già la signora Liborzi che tra l'altro aveva pubblicato un ottimo libro che io ho fatto diventare un manuale, diciamo, in quegli anni lì. E poi ultimamente è anche uscito un nuovo libro, sempre dal professoressa Liborzi, con il professor Maraschiello e il professor Gentili, che tra l'altro anche copie ce ne abbiamo ancora, la daremo a chi non l'ha ancora avuto. Queste quattro mezze giornate, allora oggi è anche il contesto, gli obiettivi, l'importanza dell'istruzione professionale. Poi io da sempre, quelle che sono le caratteristiche dell'istruzione professionale, ho voluto sempre riportare anche le altre istruzioni. Che secondo me, come dirò nel mio intervento che farò dopo, il problema di una scuola per tutti è una scuola delle competenze. Io ho questa fissa ormai dalla fine degli anni 90, quando già lavoravamo all'Ilio, ero preside delle viti di Garressa allora, e tentava di lavorare già in questa direzione. Quindi sto portando dietro un po' tutta la mia vita. Adesso poi questi sono gli ultimi mesi della mia carriera. 40 anni di scuola, non è che voglio sempre tornare su questo tema, però è così, vado in pensione. E niente, era un modo anche per lasciare un messaggio di quello che io ho cercato di veicolare in questi anni. Poi quello che dirò è un'ulteriore linea guida rispetto alle linee guida, non c'è niente di prescrittivo, di perentorio, di assoluto. Tra l'altro, ho guardato anche i lavori che presenterete voi. È logico che ci stiamo in un mondo ancora magmatico, che deve ancora definirsi bene, ci vorrà ancora un po' di tempo, però io spero che si vada nella direzione che è prevista sia dal regolamento 92 del 2018, Nel pomeriggio avremo, questo pomeriggio, ci saranno tre, diciamo, formatori che sono stati con noi negli ultimi 2 anni. In particolar modo il professor Maraschello, la professoressa Grosso che arriverà e il professor Zanini, e affronteremo alcuni dei grossi temi che riguardano appunto la revisione dell'istruzione professionale.